Legge 104 del 1992. Quali sono le novità per il 2022? Te lo spiego meglio in questo video. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è iscriverti al canale, attivare la campanellina in modo tale da rimanere aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Nei precedenti video ci siamo soffermati più e più volte sull'invalidità civile, sull'incremento della pensione di invalidità a 652 e sull'indennità di accompagnamento. In questo video però voglio soffermarmi esclusivamente sui benefici previsti dalla legge 104 del 1992. A tal proposito però occorre fare una distinzione, ovvero tra la 104 articolo 3, comma 1, ovvero la disabilità ordinaria, e la 104 articolo 3, comma 3, ovvero la disabilità grave. Soltanto in quest'ultimo caso infatti si avranno diritto a quei permessi che sono maggiormente riconosciuti, ovvero ai permessi lavorativi e più nello specifico 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno per il familiare disabile oppure per il familiare convivente che se ne prende carico. Oppure ancora si avrà diritto anche a un permesso straordinario, cosiddetto appunto congedo straordinario, che consente al disabile o al familiare di avere un congedo fino a 2 anni di permessi all'attività lavorativa. È bene però ricordare che questo permesso può essere richiesto per una sola volta appunto nella vita, quindi non si può in alcun modo superare questi 2 anni di permesso, che in quest'ultimo caso vengono comunque retribuiti dall'INPS. E inoltre anche la possibilità di scegliere la sede lavorativa più vicina al soggetto disabile. Ma questi sono essenzialmente i benefici previsti in caso di situazione di disabilità grave. E voglio ricordarti che in caso di disabile grave potresti anche, sussistendo nei presupposti, avere diritto all'indennità di accompagnamento. Quando si parla però di 104 bisogna anche soffermarsi sulla 104 articolo 3,1, ovvero la disabilità ordinaria. Quali sono allora i benefici? In questo caso i benefici riguardano la possibilità di rifiutarsi allo svolgimento di attività lavorativa notturna. Per lavoro notturno si intende un turno di almeno 7 ore che è compreso nella fascia oraria tra mezzanotte e le 5. Un'altra agevolazione riguarda il settore automobilistico. In questo caso il disabile o il familiare possono avere diritto a una riduzione dell'IVA dal 22 al 4%, una detrazione IRPEF del veicolo del 19% e un'esenzione al pagamento del bollo auto o anche un'esenzione delle spese sostenute per il trasferimento di proprietà. Un'altra agevolazione riguarda le spese mediche. In questo caso, infatti, il disabile o il familiare hanno diritto alla detrazione delle spese mediche generiche, appunto che vengono sostenute per il disabile, ma anche comunque le spese straordinarie, quali ad esempio le visite specialistiche. Le altre agevolazioni riguardano essenzialmente la possibilità di aver diritto a una riduzione del 50% del canone telefonico, delle esenzioni dalle spese sanitarie, in particolare esenzioni anche dei ticket sanitari per visite mediche, nonché anche delle esenzioni che derivano dalla possibilità di parcheggiare il veicolo nelle strisce gialle o in alcune regioni anche nelle strisce blu per i disabili. E poi un'altra agevolazione riguarda la possibilità di iscriversi in quelle che vengono definite come liste di collocamento obbligatorie. Ma attenzione, una delle novità più importanti che è stata introdotta nel 2021 e che molto probabilmente riguarderà anche il 2022 riguarda la possibilità di avere diritto a dei permessi retribuiti non più soltanto di 3 giorni, ma addirittura arrivare fino a 12 giorni. In tal caso però è necessario che il soggetto che ha in cura la persona disabile sia un caregiver. Se vuoi saperne di più sulla figura del caregiver, ti consiglio allora di andare a guardare il video che ho realizzato e che spiega in modo dettagliato la distinzione tra il caregiver da una parte e l'amministratore di sostegno. Per quanto riguarda questa agevolazione, essenzialmente è stata estesa fino alla chiusura dello stato di emergenza. Ma è notizia di questi giorni che lo stato di emergenza molto probabilmente verrà prorogato fino alla prima parte del 2022. Se vuoi saperne di più, allora ti invito a guardare tutti i video che abbiamo realizzato sulla